Bentornate qui su Eller Channel, benvenuti e benvenute se è la prima volta che aprite un video di questo canale. Io sono Eller e oggi parleremo di equilibrio. Cercheremo di trattare questo argomento in maniera un po' atipica, come siamo soliti fare qui su Eller Channel. Se volete sapere di che cosa parleremo nello specifico, ovviamente non dovete far altro che guardare questo video, ma prima vi chiedo tanti e tanti like di supporto, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video di Eller Channel. A me non rimane che mandarvi un bacio e aspettarvi dopo la sigla. Bene ragazzi, in concomitanza con le mie letture sono arrivate delle domande da alcuni studenti del mio corso Ogni tuo desiderio è un ordine. Durante questo corso parlo molto spesso della funzione dell'equilibrio come equilibrio di energie che danno vita a tutto il creato. Siete d'accordo con me che se non ci fosse equilibrio nell'universo imploderemmo tutti, pianeti, galassie e quant'altro da un momento all'altro, no? Stiamo tutti in una sorta di equilibrio in cui il tutto è in equilibrio con se stesso e con tutto ciò che lo circonda. L'universo è in completo e perfetto equilibrio, se no ovviamente ci sarebbero collisioni di pianeti dalla mattina alla sera. Anzi, non si può neanche definire dalla mattina alla sera perché non esisterebbero nemmeno la mattina alla sera se non ci fosse equilibrio nell'universo. L'equilibrio sta alla base della vita e la domanda che è venuta fuori in questi giorni riguardava soprattutto la questione degli opposti. Come si può parlare di equilibrio tra opposti in un mondo caratterizzato dal non giudizio, come è quello che io vi spiego quotidianamente qui su Eller Channel? Come si può parlare di equilibrio di opposti o tra opposti in un mondo dove si cerca di sperimentare il più possibile la gratitudine, la gioia e l'amore e non il dolore, la paura e la rabbia? Allora, ve lo spiego subito. Intanto vi voglio dire che appunto io mi riferisco sempre a una situazione di non giudizio. Cosa vuol dire questo? Significa che non considero all'interno della mia esperienza di vita un qualcosa come positivo o negativo, e quindi l'equilibrio non lo vado a costruire tra qualcosa di positivo e qualcosa di negativo. Considero nella mia esperienza di vita qualsiasi cosa come un fatto neutro, una situazione neutra, un accadimento neutro al quale sono io stessa a dare un valore nella mia vita e quindi a tirar fuori e a valorizzare da quel fatto tutto ciò non che è positivo o negativo, ma tutto ciò che è utile al mio scopo, cioè alla mia missione di vita, a ciò che io desidero per la mia vita. Adesso, se sono io che decido se quel fatto della mia vita è positivo o negativo, direte voi, cadono gli equilibri, perché ovviamente io deciderò sempre per tirar fuori cose positive. In realtà non è così, perché gli equilibri a cui si fa riferimento quando si parla di equilibrio nelle energie non sono equilibri relativi ad energie che stanno dentro il mondo del giudizio, perché il giudizio in realtà in natura non esiste. All'energia non gli interessa se sei buono o cattivo. L'energia non guarda eticamente qualcosa, quindi non giudica. Per l'energia esiste una forza e la sua forza contraria. Non esistono forze completamente positive o completamente negative, intese come buone o cattive, intese come giudicanti. Esistono semplicemente poli di energia che possono essere uno l'opposto dell'altro. E qui, come sempre, mi viene incontro l'universo. E cosa fa l'universo? L'universo mi manda una lettura. In realtà, spulciando così in rete, non stavo cercando niente che mi parlasse di equilibrio o che mi richiamasse questo tema. Stavo semplicemente facendo un pochettino di zapping su Google e mi imbatto in questo autore che immagino sia un filosofo o comunque uno studioso. Questo autore che si chiama Rudolf Steiner, per cui vi dico anche chi è, e che fa un esempio particolarissimo
che mi è rimasto completamente, totalmente impresso, proprio perché parla della vita come un equilibrio di forze. In questo caso prende ad esempio la vita di un fiore, perché vuole spiegarci che in natura tutto si regge sull'equilibrio di forze, e l'equilibrio di forze si può ottenere solo quando le forze sono opposte, perché se la forza tira tutta da una parte e basta, ovviamente si crea del disequilibrio. In natura esistono entrambe queste forze, e quando queste forze sono ben allineate, ben equilibrate, nasce la vita. E non solo nasce la vita, ma fiorisce in tutta la sua bellezza, in tutto il suo splendore. Lui prende ad esempio un fiore. Lui dice: un fiore, come noi siamo abituati a vedere il fiore e a immaginare il fiore, siamo abituati a vedere uno stelo, magari con delle foglie, e alla fine c'è appunto il fiore, tutto bello colorato, e questo fiore cosa fa? Sboccia e si apre. Si apre verso la luce, si apre all'aria aperta, libero. Questo fiore vive perché è libero all'aria aperta e prende la luce. In realtà questo fiore non è altro che il frutto di un equilibrio di forze. È vero, quella che va verso l'alto, quella che ha bisogno della luce, quella che va verso l'apertura e che sta all'aria aperta, occupa uno spazio bello libero, ma c'è anche un'altra forza che noi non vediamo e quindi siamo disabituati a considerare, quella delle radici. Tanto quanto il fiore cresce in lunghezza fuori all'aria aperta verso il sole e si apre, così fanno le radici sotto, crescono in lunghezza e in profondità, utilizzano uno spazio angusto, sono costrette al posto che essere libere. Quindi vedete che anche qui c'è un equilibrio. Crescono in profondità e si allungano e si aprono anche, si radicano in tutto il terreno. Esattamente come il fiore sboccia e si apre in tutta la sua bellezza, all'aria aperta, al sole. E guardate ragazzi, quando il fiore appassisce, le radici cosa fanno? Il fiore si chiude e ritorna verso il basso. E le radici si chiudono, si seccano e ritornano verso l'alto. E se fate caso, sradicare un fiore nel pieno della sua vita è molto più difficile, ci vuole molta più forza rispetto che sradicare un fiore appassito, quando le radici vengono fuori con grandissima facilità. Questo è proprio l'esempio emblematico di quello che la nostra natura richiama e desidera per dare vita alla bellezza del nostro pianeta, ovvero un equilibrio di forze opposte. Una direzionata verso l'alto, verso l'apertura, verso il sole, e l'altra direzionata verso il basso, verso la chiusura, l'ambiente serrato e verso il radicamento. Una che si espande libera e una che invece è completamente costretta dal terreno. Guardate, se un fiore avesse le radici troppo corte o non ben radicate, al primo soffio di vento volerebbe via. Esattamente come un fiore che invece fosse troppo dentro il terreno, probabilmente soffocherebbe. La natura utilizza equilibrio in tutto, in maniera automatica. E l'equilibrio non è un equilibrio di opposti intesi nel senso giudicante del termine, ma è un equilibrio di forze che vanno e si dispiegano in direzioni diverse, che utilizzano cose diverse. Nella nostra vita, una cosa che io non ho mai detto, non è quella di coltivare solo ed esclusivamente la gioia, la gratitudine, ma è di scegliere, perché nella nostra vita ci arriva tutto, ci arriva la gioia e ci arriva il dolore, ci arriva la felicità, ci arriva la paura, ci arriva l'ansia, ci arriva la gratitudine, ci arriva l'amore, ci arriva l'assenza di amore, la solitudine, l'odio, la tristezza. Nella nostra vita c'è tutto, la nostra vita è una completezza di emozioni. Quello che io cerco di farvi capire è che nella nostra vita possiamo scegliere noi cosa valorizzare e pur scegliendo di valorizzare una cosa piuttosto che un'altra, nella nostra vita rimarranno entrambe. Non si può cancellare il dolore, non si può abbattere o eliminare la tristezza, la paura. Si può valorizzare la gioia, si può valorizzare l'amore, la gratitudine, quello sì. Ma tutto ciò che fa parte della nostra vita fa parte e ci aiuta a rimanere in equilibrio. Anche perché ragazzi, la luce impariamo a riconoscerla proprio perché c'è il buio. Se non ci fosse il buio, non ci sarebbe la luce. Se noi vivessimo in un mondo di sola luce,
non la potremmo riconoscere la luce così com'è. La riconosciamo proprio perché il nostro mondo non è solo luce. Cioè, nella vita c'è tutto, la vita è fatta di, per sua natura, di completezza e di equilibrio in tutto quello che c'è. Noi possiamo accogliere e scegliere di valorizzare ciò che ci è utile per il nostro cammino, ma non possiamo cancellare o completamente togliere le cose che noi non valutiamo utili per la nostra vita, perché in realtà anche quelle sono utili. Quanto è stato utile il nostro dolore per farci arrivare alle consapevolezze che abbiamo oggi? Quanto sono stati utili le nostre criticità, le nostre difficoltà per insegnarci a risolvere i problemi, a gestirli meglio? Quanto è stato utile cadere 1 milione di volte dalla bicicletta per imparare ad andare in bicicletta? Quanto è stato utile cadere e sbucciarci le ginocchia per imparare a camminare? Della nostra vita fa parte tutto. Quando noi scegliamo, però, possiamo scegliere di valorizzare un aspetto e di non valorizzarne un altro. Possiamo scegliere se indirizzare la nostra vita verso la crescita oppure se buttarla via continuando a lamentarci. Ciò non vuol dire creare un disequilibrio, perché l'equilibrio sta nell'essenza della nostra vita, non in ciò che facciamo, ma in ciò che siamo. Se vogliamo proprio parlare in maniera giudicante, potremmo dire che effettivamente nella nostra vita fanno parte sia cose buone sia cose cattive, sia bene sia male, ma siamo noi a giudicarli bene o male. Quello che cerco di trasmettervi io è il senso del non giudizio, ovvero non ti giudico bene o male, non ti giudico buono o cattivo, ma ti scelgo se ti ritengo utile per la mia crescita e per il raggiungimento di quello che io ho scelto essere la missione della mia vita. Io mi auguro di aver fatto chiarezza su questo concetto dell'equilibrio che spesso è molto frainteso. Se avete altre domande, sotto nei commenti vi leggo e vi rispondo anche. Se questo video vi è piaciuto, vi chiedo di lasciarmi tanti e tanti like di supporto, ma soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video che pubblicherò qui su Elder Channel. A me non rimane che mandarvi un bacio. E tanto, ma tantissimo amore.